Rifoderare sedie, poltroncine è una cosa che ho sempre fatto e che continuerò a fare. Mia suocera mi ha regalato due poltroncine super carine, però con una stoffa veramente lisa e anche macchiata in alcuni punti, quindi la devo per forza cambiare. Adesso vi faccio vedere come si fa. Tutto l'occorrente lo trovate qui sotto oppure sul sito. Ho già smontato il grosso della sedia perché ci vuole tanto tempo. Queste poltroncine avevano una stoffa molto lisa e in alcuni punti macchiata. Non è difficile togliere la stoffa, però ci vuole tempo. Altra soluzione è, invece di togliere completamente tutto, è rifoderare, rimettere la nuova stoffa sopra. In questo caso io non l'ho fatto perché c'erano tantissimi punti di sparapunti precedenti, quindi sarebbe stato difficile aggiungerne di nuovi. E cos'altro rimane da dire? Non mi sembra nient'altro, quindi con il cacciavite tiro su, è anche mezza sgangherata, tiro su la passamaneria e la tolgo. Vi faccio vedere questo pezzettino, il procedimento per tutto il resto è ovviamente identico. Dopodiché con il cacciavite inizio a sollevare i punti. Perché devo riuscire a infilare sotto la stoffa il cacciavite per poterla sollevare. Faccio leva, in realtà cerco di strapparla il meno possibile, cerco di farla rimanere intera perché mi serve, è più facile. Ci sono dei punti fortunati in cui va via tutto da solo, invece ci sono dei punti dove bisogna tribolare un po' di più. Molto bravo, Bieco! Vieni a vedere la sedia! Buongiorno, buongiorno. Un sollievo. Una volta tolta la stoffa, dovete togliere tutti i punti sollevati perché. Primo perché vi fate male, ma poi perché comunque avrete bisogno di questa riga per mettere nuovi punti per fermare la nuova stoffa. Prendete la stoffa che avete tolto dalla seduta e comunque da tutti i pezzi, la stendete bene bene sulla stoffa con la quale volete rivestire, la stoffa nuova con la quale volete rivestire la poltroncina e con la matita fate la sagoma, lasciando però anche 2 cm di sforo. In realtà ne basterebbe uno, però per sicurezza ne lascio due. Faccio tutto il giro con la matita. Nell'occorrente vi ho messo anche il gessetto perché se la stoffa è scura la matita non si vede. Una volta fatta tutta la sagoma, con le forbici la ritaglio. Okay, mi mancano soltanto gli intarsi, per ora taglio così e poi dopo quando la monto vedrò. Penso che dovrò approfondirli. E questo. Ecco qui la mia seduta. Faccio la stessa cosa per i due pezzi dello schienale. Questo è il pezzo di stoffa che ho ritagliato e lì ci sono quelli dello schienale. Adesso lo appoggio sulla seduta e lo attacco con la sparapunti. I punti più complicati sono ovviamente dove c'è il legno che scende in verticale, che corrisponde poi ai tagli che avevo fatto prima. Adesso vi faccio vedere comunque. Quindi sistemate bene 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 la stoffa.
qui dovremo tagliare un altro po', ma lo faccio dopo, e inizio col fissarla con la sparapunti sul davanti. Questa stoffa tende un po' a sfilacciarsi, quindi prima di fissarla farò una leggera piega in questo modo qui e poi con la sparapunti fermo tutto. Ovviamente dovrò fermare prima, come sempre, i quattro punti cardinali, quindi 1, 2, 3, 4. E adesso posso iniziare a fermare anche qui intorno. Allora, che succede qui? Qua devo piegare il tessuto, in questo modo qui, sul laterale, sul bordino. Però qua si accartoccia tutto, quindi con le forbici faccio come un piccolo tondino, lo rendo più largo, così. Così. Faccio la stessa cosa su quel lato. E questo mi permette di far girare la stoffa. La piego, come ho fatto tutto sul resto, così, e piego anche il verticale, così. Stessa cosa sull'altro lato. Ricordatevi sempre che quando tappezzate una seduta, una poltrona, dovete lavorare tutto insieme, cioè non potete fare un lato e tirarlo completamente, ma dovete continuamente lavorare sui quattro lati. Perché vi dico questo? Perché qua c'è un bozzo, ma ovviamente quando io poi tiro di qua e quando poi tiro di là, il bozzo se ne va. Quindi inizio col fissare qui. Faccio la stessa cosa sull'altro lato. Ecco fatto. L'angolo lo piego così per farlo pulito e lo fermo, sempre facendo il bordino sotto. Adesso tiro il tessuto di qua e faccio la stessa cosa sull'altro lato. Continuate così, sempre piegando. Piegando sia gli angoli che sotto e utilizzando questa specie di cunei per infilare il tessuto intorno ai pezzi verticali. Tirate il tessuto da tutte le parti, fate la stessa identica cosa anche nella parte superiore con questi. Sempre, mi raccomando, avendo l'accortezza di fare un piccolo rotolino così in modo che venga tutto pulito. È vero che copriremo tutto con la passamaneria, però mi avete sgridato in passato che non lavoravo pulito, quindi adesso mi applico di più. A questo punto non resta che rifinire con la passamaneria. Il primo pezzettino lo incollate su se stesso, così non si vede il bordino brutto, e poi mettete la colla a caldo sul bordo della poltrona, della sedia, quello che avete, e sopra ci attaccate la passamaneria. Super facile. Anche qui tagliate, ripiegate su se stesso e la richiudete con un punto di colla a caldo prima di incollarla, perché è più carino. Ecco fatto. Fate la stessa cosa su tutto il resto della sedia. Sono veramente soddisfatta e penso che a mia suocera piacerà tantissimo. Ecco come fare.